Ma intanto sentirò i sindaci di un territorio che ha una sua grande omogeneità, peraltro sono i comuni che rientrano nel parco, che come dire, insieme presenteranno, credo, delle istanze, molte relative ai problemi della fragilità del territorio e dell'assetto idrogeologico di quel territorio. Ma ci sono problemi che riguardano quindi le infrastrutture, le strade, i beni culturali, che riguardano la raccolta dei rifiuti, la protezione civile, come la formazione e lo sviluppo. Ho invitato diversi dirigenti o assessori che appunto sentiranno e sentiremo insieme queste istanze per poi passare a una fase operativa di progetti, di bandi ai quali partecipare, che credo sarà la risposta più concreta che dovremo dare a questi amministratori. Sentiremo che cosa ci dicono e che cosa ci chiedono. Le risorse disponibili sono i fondi strutturali, il FAS e il bilancio della regione. Vedremo di che si tratta, bene o male la gran parte di queste istanze la conosciamo, ma se c'è da affrontare il problema San Fratello, ad esempio, vi faccio un esempio, ci sono 500, 300, 1000 case da ricostruire, è chiaro che è una risposta che potremo dare quando si sarà quantificata la entità del danno. La politica è pronta ad intervenire nel dopo emergenza? Pronta vuol dire risorse e soluzioni, trovare un sito e individuare le risorse necessarie per ricostruire lì vicino, perché i cittadini ci tengono a non essere portati, deportati altrove, un pezzo di città che sostituisca quella che oggi è a rischio. Grazie.